tremenda vendetta. Immaginate, se volete, un ragazzino di 12 anni. È il più basso della sua classe, forse di tutta la scuola. È magrolino, ha gli occhiali e l'apparecchio. Immaginate i suoi compagni di classe, in cui l'ormone della crescita è arrivato presto e sono già alti 1,70 m, hanno due peli sul mento e sono abituati a fare quello che vogliono con i coetanei, perché chi si metterebbe mai contro qualcuno grande il doppio di loro? Immaginate però che il nostro protagonista sia già un assiduo lettore di Spider-Man e Batman. Cosa può succedere quando un bullo di 1,70 gli ruba l'astuccio o prende il fumetto di Kenshiro del suo compagno di banco senza restituirglielo? Un affronto del genere non può essere lasciato passare impunito, non quando c'è l'occasione di far imparare a qualcuno la lezione fondamentale. Se li fai incazzare abbastanza, tutti diventano più forti di te. Dopo averli inseguiti fino dentro al bagno dei maschi e averli costretti non una, non due, non tre, ma quattro e più volte a ridarti quello che hanno preso, anche il meno sveglio della classe aveva imparato a prendersela con qualcun altro. I più furbi si facevano direttamente i fatti loro. Non era nemmeno questione di essere più bullo dei bulli. Quel ragazzino non se l'andava a cercare, nemmeno il giorno di San Firmino, che a Brescia viene preso in genere molto alla lettera. In questa presunta festa, quelli che i giapponesi chiamerebbero senpai, cioè gli studenti più grandi, prendono i primini e in una tradizione che sa molto di cameratismo militare o di confraternita americana, li firmano ovunque con pennarelli indelebili. Braccia, gambe, faccia, vestiti, ogni angolo pulito è un angolo buono. È il rito di passaggio che segna che da quel giorno anche tu avrai il diritto di firmare la cartella di qualcuno più piccolo di te. Il giorno di San Firmino, questo ragazzino è invece andato ad incontrare la preside per aver buttato a terra due studenti di terza media che volevano firmare la sua felpa nuova. I suoi compagni, più grandi, sono però rimasti dentro ben più di lui. C'era qualcosa in quel ragazzino che non ne faceva un eroe. Non nel senso in cui Superman è un eroe, protettore di tutto ciò che è bello, giusto e dello stile di vita americano. Era un eroe nel senso che voleva raddrizzare i torti fatti a chi era vicino a lui. Un vendicatore senza maschera, con macchia e con paura, ma con un senso di rivincita marchiato a fuoco nel suo cuore. Purtroppo anche le migliori intenzioni sono in grado di rovinare il cuore più puro e sapete tutti di cosa si dica della strada per l'inferno. Quando inizi a vedere colpe ovunque, è difficile sospendere il tuo giudizio sugli altri e passare dalla parte del torto è fin troppo facile. Il senso di giustizia diventa rancore, il rancore odio, e l'odio è una forza inarrestabile quando perdi il compasso morale. Figuratevi cosa può succedere quando l'oggetto del tuo odio è un orco che non solo fa parte dell'esercito di Sauron e che ha massacrato la tua famiglia davanti ai tuoi occhi, ma anche ucciso e sbeffeggiato te, che ancora muovevi i primi furtivi e incerti passi, dopo essere stato maledetto ai piedi dei neri cancelli di Mordor. Pugrish lo schiavista, così si chiamava quel bastardo, il primo comandante Uruk ad attaccarmi dopo essere tornato in vita nella valle di Udun. Nonostante il sistema di combattimento in Shadow of Mordor sia lo stesso della serie di Batman, un sistema quindi che conosco molto bene, fatto al 50% da contrattacchi e 50% dallo schiacciare più volte possibile il tasto X per attaccare. Nonostante questo, dicevo, non ero ancora conscio di quali fossero i limiti e le capacità di Talion, e Pugrish arrivò mentre cercavo di liberare alcuni schiavi dalle prigioni Uruk. Appena il tempo di lanciarmi il suo guanto di sfida per farsi bello davanti ai suoi seguaci, e pochi istanti dopo, Talion giaceva a terra, morto. Poco male, potreste pensare. Basta ricaricare il gioco e stare più attenti a dove sia Pugrish quando arrivi alle prigioni. La cosa geniale di Shadow of Mordor, invece, è proprio questa. Non hai la possibilità di ricaricare e ricominciare. La maledizione di Talion continua a riportarlo in vita, anche se non subito. E il mondo, nel frattempo, continua la sua inarrestabile corsa attraverso il tempo. Le ore e i giorni passano, e l'esercito della Mano Nera si adatta agli eventi, promuovendo chi è stato in grado di ucciderti ed eliminando chi è troppo debole o stupido. Questo è il sistema Nemesi, il cuore pulsante di Shadow of Mordor. Per sbeffeggiarti, oltre ad essere morto e aver favorito la promozione di Pugrish, i comandanti si spostano all'interno della mappa e pur avendo una vaga idea di dove si nascondano, il lavoro di Talion è quello di dare la caccia ai comandanti e ai capitani di Sauron per indebolire il suo esercito. Non solo, il sistema Nemesi ci tiene a ricordarti chi sono quelli che ti hanno ucciso.
E gli orchi stessi si ricorderanno se ti hanno già ucciso o se sei scappato da codardo, rinfacciandotelo mentre cercano di mozzarti la testa. Dopo aver visto per la prima volta il sistema Nemesi, ho ovviamente deciso di dare la caccia a Pugrish, perché un affronto del genere mentre cercavo di salvare dei poveri innocenti non era ammissibile. L'ho cercato in lungo e in largo, avvicinandomi di soppiatto per ucciderlo furtivamente ed evitare così un combattimento ravvicinato, per cui non ero ancora pronto, solo per scoprire che Pugrish era abituato a guardarsi le spalle ed era quindi immune agli attacchi furtivi. E questa è l'altra chicca di Shadow of Mordor. Non solo i comandanti possono avanzare nella catena di comando, ma ognuno ha anche dei propri punti di forza e punti deboli che possono essere sfruttati per sconfiggerli, ma che possono essere scoperti solo lasciando fare allo spirito elfico legato a Talion, di cui non farò il nome per amore di spoiler, il proprio sporco lavoro, entrando nella mente dei loro seguaci più deboli e costringendoli a rivelare le informazioni necessarie. Dopo la seconda morte, la sconfitta di Pugrish era diventata una questione personale, perché non era possibile che un Uruk potesse farla ad un ramingo di Gondor. Una terza volta mi sono messo sulle sue tracce, dimenticando la storia e dedicandomi solo ad una caccia all'uomo che si sarebbe conclusa solo con la morte della mia preda. Perché quello che gli orchi del sistema Nemesi non sanno è che non sono loro ad essere i miei arcinemici. Sono io la cosa peggiore che poteva capitargli. Quello che avete ascoltato era Continue, la mia vita in videogames. Io sono Claudio Serena e questo è un podcast prodotto da QWERTY, miglior radio online a macchia nera Italian Awards 2015 e miglior network di podcast italiani. Potete scrivermi su Twitter a @1i01 o a @QWERTYcast usando l'hashtag Continue, anche per proporre nuovi argomenti per le prossime puntate di Continue. Trovate tutti gli episodi su QWERTY.it, dove potete anche associarvi al nostro network per aiutarci a produrre sempre nuovi podcast, o potete fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo QWERTY.it/associati. Potete anche decidere di fare una donazione continuativa di 3 euro ogni 2 mesi. Trovate tutti gli episodi anche su iTunes, dove vi invito a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle, e su Spreaker. Vi invito ad andare anche su reddit.com/r/QWERTY per discutere di tutto quello di cui ho parlato a Continue. Last but not least, andate a scaricare Come sopravvivere alla musica, il nuovo podcast di Fabio De Otto prodotto da QWERTY in collaborazione con Rolling Stone. E, se passate da YouTube, iscrivetevi al canale di FumbleGDR per ricevere in anteprima un link segreto al nuovo podcast di QWERTY di giochi da tavola che si chiama Com'è quel gioco? Con me e Roberto De Luca. Noi ci sentiamo tra 2 settimane.